Taglietti per 1, numero 1 Morchetto, 2 Somma Cal, 3 Dotto, 4 Tamborno, 5 Franara, 6 Franchetto, 7 Belgi, 8 Bertagno, 9 Salvadero, 10 Mignani, 11 Marta, a disposizione di mister Roberto Vecchiato, numero 12 Menegatto, 13 Gasperino, 14 Mossa, 15 Madoc, 16 Quartago, 17 Rondon. Sedicesimi di Coppa Italia contro l'Alto Vicentino. Inizia la partita. Mister Vecchiato sceglie tra i pali Borghetto, in difesa Somma Cal, Dosso, Granare e Franchetto. A centrocampo Bertagno, Da Forno, Peggi, Mignati alle spalle della coppia Marta Salvadelo. Al quindicesimo conclusione ravvicinata di Simoncelli, Borghetto devia con i pugni. Al ventiduesimo Salvadelo appoggia per Peggi che dal limite dell'area prova la conclusione. Merlano blocca centralmente. L'arbitro decreta un minuto di recupero. Al 46esimo l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Al termine del primo tempo i talenti Belluno Alto Vicentino 0-0. Inizia la ripresa. Al 50esimo colpo di testa di Caporali. Borghetto para sicuro a terra. Al 64esimo arriva il gol dell'Alto Vicentino. Ottima azione sulla destra di Vicentini. Palla a centro area per Torelli che insacca le spalle di Borghetto. Al 73esimo Marta vicino al pareggio, ma il suo pallonetto è intercettato dal portiere ospite. Grande occasione per il gialloblu. All'80esimo la conclusione di Mosca da centro area viene deviata in angolo. All'83esimo arriva il pareggio degli talenti Belluno. Peggi di testa anticipa il portiere in uscita e sigla il meritato pareggio. Al 93esimo l'arbitro decreta la fine dei 90 minuti regolamentari. Si va ai calci di rigore. L'Alto Vicentino supera il turno. Decisivo l'errore di Somma Cal al settimo penalty. Mister Vecchiato, erano i sedicesimi di Coppa Italia, siamo usciti solo ai calci di rigore dopo 90 minuti ben giocati. C'è più l'amarezza per l'uscita, comunque la consapevolezza di avere una squadra e comunque una rosa che anche nei momenti di difficoltà sa uscire. L'amarezza adesso è tanta perché penso che 90 minuti abbiamo calciato di più noi in porta contro una squadra che insomma può fare il turnover che vuole. Noi abbiamo dato una risposta a livello caratteriale, ma anche penso a livello di organizzazione, di gioco. Siamo dispiaciuti, perché quando si esce ai rigori dopo una partita così, sapendo le difficoltà che stiamo attraversando, dispiace. Oggi c'erano tante defezioni, però i giovani che hai schierato in campo hanno risposto bene. No, per me hanno fatto molto molto bene tutti quanti, come atteggiamento principalmente, come cattiveria, come voglia di non essere mai superati. Noi siamo stati veramente bravi. È un momento un po' difficile, soprattutto per gli infortuni e le squalifiche che c'erano anche oggi. L'importante adesso è recuperare gli indisponibili. È difficile solo per questo, perché i punti ci danno fastidio e per le assenze. Ma per il resto la squadra non è né triste, non è neanche contenta, ma non è assolutamente triste. È molto concentrata, molto attenta, molto, molto cattiva. Adesso ce l'abbiamo col mondo, dunque noi ci saremo sempre.